per il prosieguo dei lavori. Avverto inoltre che dalla procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico. La seduta dell'ottava commissione prevede audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di energia prodotta mediante fusione nucleare. Sono qui per noi Vereni SPA, sono presenti Francesca Ferrazza, responsabile fusione magnetica, Alessandro Sabini, responsabile rapporti istituzionali centrali, Elena Sesca, rapporti istituzionali centrali, responsabile area risorse naturali e area tech, Edoardo Fiorentini, responsabile iniziative di sviluppo della fusione magnetica. Ringrazio i nostri ospiti per la presenza e ricevo la parola. Grazie. Grazie Presidente, buongiorno gentili senatori e al pubblico, le persone che ci seguono. Parleremo della parte di sviluppo industriale della fusione di cui ci occupiamo. Io ho seguito con molto interesse le audizioni precedenti degli stimati colleghi della ricerca, ma anche dell'ENEA e anche delle associazioni, quindi non ripeterò delle cose che sono state già dette, vado direttamente a parlare di quello che stiamo vedendo in questo periodo, ovvero l'evoluzione del contesto internazionale per quello che riguarda la fusione, dove attività di ricerca e sviluppo, ma anche di industrializzazione più recentemente, più di 50 paesi sono coinvolti in giro per il mondo. E se parliamo delle macchine a disposizione per l'evoluzione, stiamo parlando di più di 140 macchine, più o meno grandi, più o meno vecchie, e con tecnologie diverse. Nella mappa che non illustrerò, vedete, i diversi colori sono le diverse tecnologie. La cosa che diciamo, è emersa negli ultimi anni è l'interesse e l'ingresso del settore privato nella fusione, che per decenni è stato fondamentalmente appannaggio della ricerca pubblica e dell'Accademia, con una grande spinta evolutiva e di innovazione naturalmente, ma l'ingresso dei privati, grazie al consolidamento di alcuni risultati scientifici e a nuove tecnologie da portare in campo, ha portato negli ultimi anni a una notevolissima crescita di attori, adesso ce ne sono più di 40, alcuni dei quali negli ultimi 3 anni sono emersi, e 25 di questi hanno dei programmi sfidanti per accorciare, quindi per accelerare la roadmap di sviluppo rispetto a quanto previsto dalle roadmap internazionali, diciamo, di base accademica. Di fatto sono stati investiti più di 6 miliardi di dollari, di cui circa la metà negli ultimi 3 anni, quindi l'evoluzione è veramente molto forte, e è nata un'associazione, la Fusion Industry Association, che ha appunto le 43 aziende coinvolte più 80 membri affiliati, tra cui anche Eni. Non voglio entrare nel dettaglio della tecnologia, però sono tre le grandi, diciamo, categorie di tecnologie che sono in fase di sviluppo, e come vedete qui in basso ci sono i logo delle aziende più rappresentative di ciascuno. Sul lato sinistro sicuramente la tecnologia più sviluppata, quella a confinamento magnetico, di cui avrete sentito parlare nelle altre audizioni e che riguarda per esempio ITER, il grande esperimento scientifico in Francia, ma anche il DTT, che è invece un esperimento italiano, anche se finanziato dall'Europa, e delle start-up importanti come per esempio Commonwealth Fusion Systems, che è l'azienda in cui ha investito Eni. Dal lato opposto, il confinamento inerziale, invece, dove confinamento significa tenere appunto insieme i nuclei in modo che possano fondere, il confinamento inerziale ne avrete sentito parlare sulla stampa per l'esperimento che è andato a buon fine in due riprese, dicembre 2022 e luglio 2023, al Lawrence Livermore Laboratory in California, dove una grande quantità di laser, 192, hanno provocato la reazione di fusione con un guadagno netto di plasma, ma non di macchina. Quindi sono comunque tecnologie in fase di sviluppo che hanno una certa fortuna anche in Europa. E poi c'è una parte intermedia con alcune tecnologie e aziende in fase di sviluppo. Quindi questo è un po' il panorama, e queste sono alcune delle aziende di cui vi ho parlato prima. Per quello che riguarda noi come Eni, abbiamo inserito la fusione nella nostra strategia di lungo termine, perché noi siamo convinti che la roadmap accelerata, proposta dalla startup in cui abbiamo investito possa portare la fusione a confinamento magnetico a essere un protagonista del mix energetico a partire dai primi anni del 2030, chiaramente con una forchetta, diciamo, di incertezza, perché la parte tecnologica è adesso in atto per essere dimostrata.
E quindi diciamo, quello su cui puntiamo è lo sviluppo di un impianto a fusione compatto, e questo riportandomi a quello che dicevo inizialmente, perché la scienza è nota, almeno a grandi linee, per molto lavoro che è stato fatto, ma le tecnologie nuove permettono di compattare i reattori e quindi di produrli e realizzarli in tempi più stretti di quanto si sappia fare fino adesso, e con dei costi anche più contenuti. Naturalmente questa è la nostra roadmap sulle parti, diciamo, sul mix energetico decarbonizzato, quindi vedete che c'è anche la fusione. Quali sono, quindi, come ci stiamo muovendo? Su tre grandi temi: lo sviluppo tecnologico, di cui c'è ancora chiaramente bisogno, perché c'è bisogno di dimostrare che una centrale a fusione possa produrre più energia di quella che consuma per tenere il plasma caldo e i magneti freddi e poi tutto il resto. Lo sviluppo industriale, che è importantissimo, perché è lo sviluppo industriale che poi guiderà effettivamente la capacità della fusione di entrare nel mix energetico, e quindi lo sviluppo commerciale che ne è di conseguenza. Per questo abbiamo tre pilastri. Come detto, investito in una startup, una spin-off dell'MIT, che ha questa filosofia di una centrale compatta utilizzando alti campi magnetici grazie a dei materiali innovativi che adesso sono in produzione, un apporto importante da una macchina in costruzione che si chiama DTT, che è una macchina sperimentale, una joint venture che abbiamo 70% Enea, 25% Eni e il resto tra università e centri di ricerca, sono tanti e tutti molto competenti, cito il consorzio RFX, il CNR, l'INFN, il consorzio Create, l'Università della Tuscia, Politecnica di Torino, spero di non, la Bicocca, quindi Tor Vergata, quindi abbiamo veramente delle eccellenze italiane, e ovviamente sono anche nel DTT coinvolte aziende italiane per le forniture. Questo è vero in realtà anche per quello che riguarda CFS, e quindi diciamo la struttura italiana di produzione di componenti critici specifici di alta qualità è estremamente importante. E poi abbiamo comunque delle collaborazioni con le università e gli altri centri di ricerca, anche indipendentemente da DTT, per lo sviluppo di componenti che in quel progetto non entrano. La roadmap che ci siamo dati è quindi supportare lo sviluppo industriale di questa tecnologia innovativa sui componenti, ma non nella filosofia, per arrivare alla metà degli anni 2020, quindi tra qualche anno, alla dimostrazione di energia netta positiva, e quindi stiamo parlando di adesso fondamentalmente. La macchina è in costruzione, la hall è già completata, i componenti critici sono sulle navi o sugli aerei, sono in fase di shipping sul sito, e ogni volta che ci andiamo diciamo, il panorama cambia molto, quindi effettivamente è la macchina moderna più avanzata, nel più avanzato fase di costruzione che abbiamo adesso, quindi stiamo parlando veramente di un traguardo, perché il progetto si basa su milestone, naturalmente verificate prima il magnete, poi la macchina tecnologica. Il passo successivo ovviamente è la realizzazione della macchina industriale, quindi connessa alla rete, e questo prevediamo nei primi anni 2030, che è effettivamente un'accelerazione notevolissima rispetto a quanto noto nelle roadmap internazionali, soprattutto quella europea. Non che non abbia creato qualche perplessità, però di fatto al momento tutte le milestone che abbiamo annunciato sono state realizzate o in fase di realizzazione, e questo diciamo ha anche contribuito al nuovo modo, alla nuova energia e anche all'ingresso di altri privati. Oltre a seguire queste fasi, naturalmente siamo anche coinvolti direttamente, quindi anche attraverso progetti, anche attraverso il contributo dell'Accademia, sia l'MIT ma anche quella italiana e le aziende italiane. Ricordo con piacere appunto che molti dei componenti critici della macchina Spark, si chiama la prima dimostratore tecnologico, vengono dall'Italia, quindi comunque questo è estremamente importante anche per sostenere un sistema che ha molto bisogno di componentistica tecnologica di alto livello, che in Italia si sa fare.
non ho detto molto del DTT, del Double Tokamak Test, però è un esperimento che contribuirà alla capacità di gestione dell'enorme quantità di calore che si genera in una macchina atomica. Ricordo che le temperature di funzionamento sono veramente molto alte, e qui pure uno sforzo italiano, con comunque delle connessioni europee molto forti a Eurofusion, che è comunque finanziatore, e con comitato tecnico scientifico internazionale di grande rilievo. Ovviamente l'impianto tecnologico è stato pensato e studiato principalmente da Enea, però il contributo anche di tutte le altre università e componenti è estremamente importante. Qui faccio un esempio invece di una collaborazione a network che abbiamo, perché naturalmente il mondo della fusione è molto complesso tecnologicamente e comprende tante tante componenti. Questo è un esemplificativo della collaborazione con il CNR, con cui abbiamo un centro di ricerca congiunto e che ha messo in connessione diversi istituti su diversi temi: i materiali, il plasma, i sistemi di controllo, i superconduttori avanzati, e quindi lo sviluppo di competenze locali anche, e anche attraverso, diciamo, cicli di dottorati, quindi formazione di personale, perché naturalmente per lo sviluppo di un settore innovativo come quello della fusione dal punto di vista industriale c'è anche bisogno di tante competenze molto forti e molto particolari, e in questo ovviamente ci vuole la base universitaria di riferimento. Quindi la parte people è importante anche quanto la parte sviluppo tecnologia, perché chiaramente se pensiamo a una crescita forte di un settore c'è bisogno di tutte le competenze. E infatti ribadisco questo concetto che la supply chain, ovvero la capacità delle industrie, piccole e medie imprese per esempio, di fornire grande componentistica di grande livello, e quella dei centri di ricerca delle università sono leader e sistemi molto avanzati. Noi come Eni siamo una società di energia, quindi integriamo anche queste competenze e siamo un po' al centro di questo ecosistema, e ci fa piacere esserlo perché chiaramente alla fine noi siamo una società di energia, per cui vogliamo che questo sistema funzioni nel suo complesso. Questo è un substrato, è un terreno molto favorevole, ma naturalmente c'è bisogno di molta cooperazione nazionale e internazionale, perché le sfide aperte nel campo della fusione, ne avrete sentito parlare anche dagli altri stimati colleghi che mi hanno preceduto, sono ancora molto, molto forti, sia dal punto di vista tecnologico, ma anche dal punto di vista di avere a disposizione un contesto stabile e prevedibile. Questo significa anche la parte normativa. La parte normativa è estremamente importante perché per la fusione c'è bisogno, a nostro avviso, ma non soltanto, di un regolamento specifico. Questo credo che sia stato anche accennato da altri colleghi in precedenza. Noi siamo fortemente sostenitori di questo, perché abbiamo anche quantificato in tempi e costi una regolamentazione più agile, che di fatto è dedicata alla fusione, e questo è estremamente importante. E ci sono già degli esempi virtuosi o parzialmente virtuosi su questo, per esempio gli Stati Uniti e il Regno Unito, che si sono dotati sia di una strategia sulla fusione che hanno già emesso, sia di un percorso normativo regolamentato dedicato, in particolare assimilando le centrali fusione a acceleratori di particelle. Questo in Italia è già parzialmente possibile, perché per esempio il DTT è stato licenziato come acceleratore di particelle, però non ha tutto il ciclo completo, per cui c'è ancora da fare su questo. E ovviamente anche negli Stati Uniti ha annunciato dei finanziamenti che in parte ha già elargito per finanziare una serie di iniziative di stampo industriale. Stesso discorso, anche se con delle dovute differenze, nel Regno Unito, dove c'è una strategia della fusione già emessa, un percorso normativo molto ben curato e approfondito, e dei finanziamenti in parte annunciati o elargiti. Recentemente è seguito l'esempio della Germania, che ha appena avviato il suo percorso, il Giappone idem. Quindi quello che
quello che per noi come industria, ma parlando anche con gli altri attori, quindi le piccole e medie imprese, la parte accademica e comunque l'intero settore della fusione, è importante mettere insieme questi temi, perché le sfide che ci attendono ancora a livello tecnologico sono effettivamente abbastanza importanti, quindi c'è bisogno del contributo di tutti. Nessun attore riuscirà davvero a fare l'intera industrializzazione e la penetrazione del mercato da solo. Su questo si parla effettivamente negli ultimi tempi di partnership pubblico-private, e sono sicuramente degli strumenti auspicabili, purché lavorino con il meglio del privato e il meglio del pubblico, quindi la stabilità del pubblico e la dinamica del privato, e questo è un tema molto delicato perché richiede anche degli aspetti anche legislativi, immagino. Quindi noi ci aspettiamo comunque che la parte della fusione ci sia nel prossimo periodo. Ho dato una tempistica molto sfidante, è chiaro che una vera penetrazione per avere una presenza significativa ce l'aspettiamo negli anni seguenti, quindi ci aspettiamo di poter inserire la fusione nel PNIE, che su questo stiamo lavorando anche all'interno della piattaforma del nucleare sostenibile del ministro Pichetto Fratin, con anche tutti i colleghi con la gestione di Enea e di RSE. Direi che il lavoro sta procedendo molto bene proprio su questo tipo di indicazioni. Ringrazio anche tutti i colleghi che stanno contribuendo e i coordinatori, però per noi questi messaggi sono molto importanti. L'industria è pronta a fare la sua parte, anche a fare lo scale up, però ci vogliono tutte le forze e tutti i contributi disponibili. Chiaramente noi abbiamo puntato su una tecnologia che è la più matura, quindi pensiamo che sia quella che possa arrivare prima, e ne abbiamo anche le dimostrazioni. Ce ne saranno altre a disposizione, anche delle evoluzioni, ci sono varie proposte in Europa anche da parte di italiani, e quindi questo è un po' l'inizio. Però se non, abbiamo trovato importante darci dei target molto sfidanti, perché questo permetterà e sta permettendo all'industria di svilupparsi proprio per essere un attore nel campo dell'energia. Bene, io ho finito. Grazie. Grazie. Grazie dottoressa Ferrazza. Se ci sono colleghi che intendono fare domande, prego, senatrice Sironi. Grazie Presidente, ringrazio tantissimo la relatrice, così insomma ha dato delle speranze, però proprio sulle ultime battute secondo me è mancato un dato di prognostico, nel senso diceva che entro il 2030 sarà la milestone quella di aver pronta anche la macchina, ma la fase successiva, quella vera, quella di messa a terra, quindi di divulgazione e funzionamento della fonte energetica non ha dato uno spazio temporale. No, anche pensavo, volendo pensare alla pianificazione delle nostre risorse energetiche, no? Cioè è utile avere comunque un'idea più o meno di quanto tempo ci vorrà perché questa cosa funzioni effettivamente, sia divulgata, insomma. Se l'ha annunciato prima che lei entrava, che dice Sironi, c'era un prospetto che diceva che dopo i primi anni del 2030, comunque cedo la parola alla dottoressa. Beh, noi abbiamo dato il target della prima centrale, che è già prevista, è già in fase di progettazione. Poi chiaramente ci sarà un periodo di apprendimento, quindi non pensiamo poi di farne un milione subito, però ci sarà una curva di penetrazione che stiamo modellando, per cui diverse centrali potranno essere realizzate in Italia a partire dalla seconda metà degli anni 30. Ecco. Ha chiesto la parola il senatore Potenti, prego. La ringrazio Presidente. La mia domanda era volta a circoscrivere quelle che potrebbero essere le prime azioni in ambito anche normativo, dato che il nostro Paese sta sensibilizzando l'opinione pubblica attraverso delle iniziative che il Governo comunque ha manifestato interesse a voler intraprendere per ritornare al nucleare. Quindi noi dovremo intanto adeguare tutto il nostro contesto, il nostro corpus normativo ad un ritorno
per appunto lo sfruttamento dell'energia nucleare, partendo anche da quelle che potranno poi essere delle opportunità di ricerca e di sviluppo appunto delle anche attività universitarie o comunque diciamo collegate ecco, a realtà industriali che vogliano ecco, approfondire. Volevo sapere per loro conto quale, secondo appunto il vostro punto di vista tecnico, potrebbero essere i primi passaggi utili a favorire, diciamo, non tanto e solo il ritorno genericamente al nucleare, ma quale potrebbe essere, ecco, la necessità di aprire anche lo spazio al nucleare, chiamiamolo così, da fusione, e quali possono essere le differenze, ecco, che i due ambiti, da un punto di vista, ecco, per ciò che può interessare il Parlamento, potrebbero avere nell'ambito normativo. Grazie. Grazie senatore Potenti, adesso risponderà la dottoressa. Le differenze stanno nel fatto che l'energia da fusione ha sistemi totalmente diversi, quindi non c'è possibilità di esplosione, sono diverse attività e sono totalmente differenti da quelle della, diciamo, a fissione, e quindi non creano stati di pericolosità. Basta pensare, almeno da quello che si legge, all'interno se c'è qualcosa non è previsto neanche l'allontanamento dagli stessi stabili. Questo è un po', comunque la parola alla dottoressa. Grazie Presidente, infatti mi aggancio a quello che dice, perché effettivamente sono sistemi che funzionano diversamente. Nel caso della fusione non è possibile un'esplosione, di fatto se non ci sono le condizioni di fusione la macchina si spegne, quindi diciamo, è per quello che è così difficile farlo. E quindi i regolamenti che servono per una macchina a fusione sono necessariamente diversi. Ci sono già degli esempi negli Stati Uniti e nel Regno Unito di regolamenti che sono stati fatti facendo analisi di rischio, ingaggiando tutti gli stakeholders, e noi siamo pronti a favorire anche i contatti con le amministrazioni che le hanno prodotte, perché siamo in contatto con loro, perché direi che vale la pena partire da quanto già fatto. E, diciamo, i regolamenti fondamentalmente sono assimilabili a quelli di acceleratori di particelle, quindi strumenti, diciamo, certo ad alta energia con le loro caratteristiche, però non le stesse caratteristiche, non gli stessi rischi della fissione. Tant'è vero che effettivamente ci vogliono due regolamenti separati. Grazie, volevo rassicurare il collega su questa attività, diciamo, normativa differenziata. Questa Presidenza già si è attivata, stiamo attendendo tramite l'Ufficio Studi che ci arrivano dagli Stati Uniti, abbiamo chiesto anche ad altre il Regno Unito la possibilità di poter avere questa legislazione differenziata e semplificata rispetto alla diversità di pericolosità che c'è tra la fusione e c'è la fissione. Quindi come ci arriverà sarà messa a disposizione. Sì, prego. Non ho diritto di replica, ma volevo segnalare il caso, ecco, un caso che penso sia a vostra conoscenza, in Sicilia mi sembra l'università di Catania o Palermo, non ricordo, che facendo delle attività di ricerca nell'ambito del nucleare da fissione si trova in qualche modo esposta a verifiche su un impianto, chiamiamolo in miniatura, mi sembra da 14 watt se non sbaglio, che vede applicare a quel tipo di micro, diciamo, impianto che simula ovviamente una reazione di fissione, le stesse norme che si applicano a una centrale di dimensioni, ecco, quindi l'assurdo è che dobbiamo in qualche modo chiaramente aggiornare il nostro corpus normativo. Corretto. Volevo solo dire che il sistema a fusione lavora principalmente con un attore, che è l'acqua marina, quindi questo è poi col trizio che si ricava all'interno della macchina stessa, che è l'unico elemento che ha una piccola, diciamo, possibilità di inquinamento, ed è limitato. E una delle difficoltà che attualmente ci sono è proprio a trovare la resistenza dei materiali, perché la separazione dell'atomo nella velocità e nel calore che produce il plasma rovina un po' ancora il materiale, ma anche su questo pare che ci siano delle novità importanti, che hanno trovato delle soluzioni, così pare che dice la scienza, vediamo. Sì, è proprio così, diciamo, le caratteristiche degli impianti
quelli a confinamento magnetico, quindi quelli più avanzati, sono proprio di avere delle temperature estremamente elevate, e quindi un plasma, quindi un gas ionizzato estremamente caldo all'interno, quindi i materiali devono resistere non a quelle temperature, perché si fa in modo con il confinamento magnetico che il plasma non tocchi le pareti, che se le tocca così, però chiaramente ci sono dei neutroni perché escono dalla macchina, quindi chiaramente tutte queste cose vanno tenute in considerazione, ma ci sono già delle esperienze, perché per esempio il JET in Inghilterra, il Joint European Torus, che era una macchina europea fino alla Brexit, ha dato quasi 40 anni di esperimenti e di esperienza in questo campo, utilizzando anche il trizio oltre che il deuterio, quindi su quell'esperienza lì si è costruito molto, come su altri tokamak in giro per il mondo. Più di 140 significa tanti dati. Grazie, ringraziamo la dottoressa e i suoi collaboratori per l'informazione che ci hanno dato, importanti rispetto anche a quello che è l'impegno direttamente di una società italiana e dello Stato in questo percorso importante che noi tutti ci auguriamo possa arrivare in sicurezza il prima possibile. Grazie. Grazie, grazie a tutti. Vedo che è molto esperto. No, l'ho fatta già l'anno scorso su altre. Allora passiamo alla seconda audizione, che prevede l'audizione di Edison. Sono presenti qui con noi il vicepresidente, dottor Lorenzo Mottura, Simone Nisi, direttore affari istituzionali, e Francesco Chierchia, responsabile affari istituzionali Italia, ai quali li ringrazio di essere qui presenti in questa audizione, a cui cedo la parola per illustrarci l'illustrazione. E onorevoli membri della Commissione, buongiorno e grazie per l'invito.
Edison sta investendo attivamente sulla transizione energetica e sulla sicurezza energetica del nostro Paese. Lavoriamo a fianco dei clienti finali nel loro percorso di decarbonation, ma stiamo anche lavorando su tutte quelle che sono le tecnologie di generazione elettrica che ci possono accompagnare nel percorso di transizione. E all'interno, diciamo, di questo ambito stiamo analizzando con molta attenzione tutte le tecnologie nucleari proprio a supporto del raggiungimento degli obiettivi che ci siamo dati al 2050. Parliamo quindi di fusione. La fusione è sostanzialmente una tecnologia che di fatto imita quello che succede nel Sole, la fusione di due isotopi di idrogeno per produrre una grande quantità di energia. È una tecnologia che è in fase di studio dagli anni 40 dello scorso secolo. Ad oggi abbiamo delle reazioni controllate in laboratorio, ma non esiste realmente ancora un'applicazione commerciale. Tuttavia la fusione potrà rivoluzionare il settore energetico, perché è una tecnologia che produce energia a zero emissioni, pochi rifiuti ed è una reazione ad alta intensità energetica. Gli ostacoli però scientifici e tecnici sul percorso di sviluppo di questa tecnologia sono ancora enormi e sono relativi soprattutto al controllo e al mantenimento delle condizioni di fusione da una parte e dall'altra nello sviluppo di quello che è un processo, una tecnologia che abbia una resa energetica interessante da un punto di vista economico. E questo va diciamo così, sviluppato prima di pensare ad uno sviluppo su base commerciale di questa tecnologia. In estrema sintesi, che cos'è la fusione? La fusione prende come input due isotopi dell'idrogeno, il deuterio e il trizio. Il deuterio è presente in natura, in piccole quantità, disciolto per esempio nell'acqua. Il trizio invece è un elemento instabile che decade molto rapidamente e che deve essere prodotto e che nel processo di fusione è prodotto tramite una scissione nucleare del litio. Quindi sostanzialmente in ingresso deuterio e litio, il processo di fusione viene fatto con il deuterio e il trizio e avviene a temperatura o a pressioni particolarmente elevate. Vengono fatti, diciamo, collidere gli isotopi dell'idrogeno, si fondono, producono una grande quantità di energia e come sottoprodotti producono l'elio, dalla fusione appunto dei due isotopi, e una grande quantità di neutroni. Questi neutroni sono poi fondamentali per alimentare il processo di produzione del trizio tramite la scissione del litio. L'energia termica che viene prodotta viene poi convertita in energia elettrica. Esistono sostanzialmente diverse tecnologie, diverse famiglie di tecnologie in fase di studio al mondo con, diciamo così, sia istituti di ricerca che operatori privati che stanno investendo. Qui le abbiamo raggruppate in quattro principali tecnologie. La prima è quella più che sembrerebbe essere più promettente, quella del confinamento magnetico, cioè in sostanza il combustibile, quindi il deuterio e il trizio, vengono, diciamo così, confinati magneticamente in un toroide che si chiama tokamak e tramite riscaldamento si avvia il processo di fusione. Questa è, diciamo, la tecnologia più avanzata, la maturità ha un TLR 4-5, TLR su una scala di 9, 9 è il Technology Readiness Level, vuol dire che stiamo parlando di una tecnologia che è in fase, diciamo così, di ricerca tecnologica, diciamo in fase di preparazione di quello che è il primo dimostratore, insomma un dimostratore che abbia, diciamo, una taglia significativa. E qui cito tra le varie, diciamo così, iniziative due in particolare. Una è quella di ITER. ITER è un percorso che dovrebbe portare al 2050 ad avere il primo dimostratore, che non a caso si chiamerà DEMO, e che dovrà dimostrare quella che è sostanzialmente la fattibilità del processo tecnologico e la stabilità del processo di fusione con una resa energetica superiore ad 1. Ci sono 35 nazioni che stanno lavorando, hanno già investito più di 15 miliardi di euro. L'altra società che vale la pena, diciamo così, identificare è Commonwealth Fusion System, che è uno spin-off dell'MIT,
un'iniziativa privata che ha già raccolto più di 3 miliardi di dollari e che recentemente ha fatto un passo avanti molto importante perché ha sviluppato un magnete che serve appunto per il confinamento diciamo così, magnetico del plasma, che funziona a, diciamo, superconduttore, funziona a delle temperature un pochettino più alte rispetto a quelle degli altri magneti, quindi può essere realizzato in dimensioni più piccole. Altre tecnologie sono sostanzialmente la fusione di un target magnetizzato, quindi c'è una sfera di, in questo caso, piombo e litio che è in rotazione magnetizzata, e l'innesco della fusione avviene per pressione di quello che è il contenitore esterno. C'è la tecnologia del field reverse configuration, quindi sono il combustibile viene accelerato e magneticamente viene avvolto in un anello all'interno del quale avviene poi la fusione. E in ultimo la fusione a confinamento inerziale, dove un target, un proiettile, viene colpito da un raggio laser ad alta intensità, si creano le condizioni di fusione e da qui la produzione di energia. Come vedete, guardando la scala del TLR, mentre la prima, diciamo così, è sulla fase di demonstration, le ultime sono ancora a livello di basic research. Quindi abbiamo detto una tecnologia con grandi potenzialità, ma anche con sfide tecniche e scientifiche importanti. Quali sono le potenzialità? Beh, prima di tutto utilizza quello che sono combustibili che sono disponibili in natura e sono abbondanti, quindi il deuterio e il litio. È una tecnologia sicura, è una tecnologia che produce energia costante e con un processo altamente energetico. Ha una ridotta produzione di scorie e, come tutte le tecnologie nucleari, in realtà funziona, produce energia senza emettere gas climalteranti. Queste sono le potenzialità. Di fronte a questo abbiamo delle sfide ancora molto importanti. La prima è il controllo della stabilità del plasma. Stiamo parlando di un plasma che è 10 volte a temperatura superiore a quello che è all'interno del Sole, e in qualche modo la stabilità di questo flusso magnetico è ancora oggetto di dimostrazione. La seconda sfida molto importante è quello di sviluppare i materiali che sono in grado di contenere il plasma, e in particolare il plasma, diciamo così, non è a contatto con le pareti, ma le pareti sono bombardate, oltre che adesso ad alta temperatura, da una quantità significativa di neutroni che per natura non possono essere contenuti magneticamente. Quindi la resistenza nel tempo al flusso neutronico e alle alte temperature richiede lo sviluppo di materiali che oggi sono in fase, diciamo così, di ricerca. L'autoproduzione del trizio, abbiamo visto che in qualche modo il trizio decade rapidamente e quindi deve essere prodotto e ha bisogno del flusso neutronico per essere prodotto, ma questo processo ancora deve essere messo a punto. E infine uno degli elementi più fondamentali è quello di riuscire ad industrializzare una soluzione che abbia una produzione di energia tale da renderla economicamente sostenibile. Serve una quantità di energia enorme per confinare il plasma, bisogna produrre almeno 10 volte tanto per poter essere, diciamo così, a zero da un punto di vista economico, e commercialmente almeno 20 volte tanto per poter avere una soluzione adottabile. Quindi la fusione, grandi potenzialità, è fondamentale continuare ad investire sulla fusione, ma in qualche modo è un qualche cosa che richiede un tempo che oggi non è diciamo noto. E se noi pensiamo a quelli che sono i nostri orizzonti e il target che ci siamo dati al 2050, se dovessimo, diciamo così, contare unicamente sulla fusione come compagno delle rinnovabili, in qualche modo ci prenderemmo un rischio significativo. Quindi se guardiamo al panorama delle tecnologie che oggi sono disponibili, oggi la gran parte delle tecnologie nucleari, la gran parte delle centrali sono di generazione 2, stiamo installando a livello mondo le centrali di generazione 3, ce ne sono già tante in Cina, alcune in Europa, ma la frontiera tecnologica porta ad un nucleare a fissione, quindi con la tecnologia attuale, quindi nota e disponibile, di piccola taglia. Di piccola taglia vuol dire in qualche modo ridurre la scala, e poi mi concentrerò su questo per far vedere cosa significa da un punto di vista di risoluzione di tutti quelli che sono alcuni dei problemi che oggi riguardano lo sviluppo delle grandi centrali. Questi reattori di piccola taglia, chiamati Small Modular Reactor,
che saranno disponibili dal 2030 verosimilmente, ci sono più di 80 progetti in giro per il mondo, saranno poi seguiti dalla generazione 4, i cosiddetti AMR, Advanced Modular Reactor, che mutueranno il concetto della modularità e della piccola taglia, ma andranno ad agire su un diverso processo di fissione più energetico, che quindi sarà più efficiente e dovrebbe consentire anche di, diciamo così, bruciare le scorie, tra cui le scorie dei reattori precedenti. E nel panorama tecnologico arriverà anche la fusione, verosimilmente tra il 2040 e il 2050, vedremo, perché le sfide tecnologiche sono ancora tante. Quindi, se vogliamo contribuire a quelli che sono gli obiettivi di decarbonation al 2050, vogliamo arrivare alla neutralità carbonica, non possiamo, diciamo, aspettare. Dobbiamo sviluppare il nucleare fin da subito, appena possibile, in una logica di staffetta tecnologica. Partiamo lavorando sulla fissione e, quando sarà disponibile anche la fusione, in un portafoglio tecnologico sfrutteremo anche la fusione. E facendo questo possiamo in qualche modo, e lo vedremo, dare delle ricadute molto positive su quella che è la supply chain italiana, che nonostante tutto è rimasta attiva dopo il 1986. Ma perché il nucleare potrebbe dare un contributo e può dare un contributo alla transizione energetica? Abbiamo fatto un'analisi di scenario, che vedete riportata, confrontando due possibili scenari. Il primo scenario era lo scenario che nel 2021 l'Italia si è data come percorso di decarbonation, cioè un percorso 100% rinnovabili al 2050. Il secondo, benissimo, le rinnovabili, diciamo, sono una fonte di energia verde ma non programmabile, quindi producono quando ci sono le condizioni meteo, quindi quando c'è il vento, quando c'è il sole, nella parte centrale della giornata. Non producono quando in realtà c'è bisogno del picco della domanda elettrica, e quindi il match tra domanda e produzione deve essere fatto con dei sistemi di accumulo. Inoltre le rinnovabili sono in gran parte nel sud Italia, pensiamo ai grandi impianti di eolico offshore che potrebbero essere fatti, tutto il solare, la gran parte dell'eolico nel sud Italia, 2/3 della domanda elettrica sono nel nord Italia, quindi uno scenario 100% rinnovabili comporta sostanzialmente grandi investimenti in stoccaggio di energia, grandi investimenti in trasmissione di energia tra il sud e il nord Italia e, poiché per diversi giorni comunque le rinnovabili possono non essere disponibili, anche un investimento in surplus di capacità. Se invece guardiamo quello che può essere il contributo della tecnologia nucleare, del nuovo nucleare, prendiamo per esempio gli Small Modular Reactor e poi, diciamo così, gli Advanced Modular Reactor, quando arriveranno, bene, sono programmabili, possono essere posizionati vicino ai distretti industriali, vicino dove c'è sostanzialmente la domanda, il grosso della domanda elettrica, e questo riduce notevolmente quelli che sono gli investimenti di sistema. Pensando di realizzare un primo SMR all'inizio degli anni 30, perché questa è più o meno la tempistica per la tecnologia a livello mondo, e diciamo così, ipotizzando tra il 35 e il 50 di realizzare mediamente un impianto all'anno, questo dovrebbe essere alla portata della supply chain italiana, bene, il contributo nella generazione elettrica rispetto al fabbisogno energetico del 2050, che vedete è quasi raddoppiato rispetto a quello che è previsto al 2030, sarà del 10%. Quindi, iniziando oggi, cioè 2030, a sviluppare il nucleare con la prima tecnologia disponibile, arriviamo a contribuire nel percorso di decarbonation per il 10% della domanda elettrica, il che vuol dire che lo scenario ottimizzato porta a un 80% di rinnovabili, quindi messaggio fondamentale, le rinnovabili continueranno a giocare un ruolo chiave nella transizione energetica, il 10% potrà essere coperto dal nucleare, il rimanente 10% oggi non abbiamo alternative se non con la parte residua delle centrali a gas, a cui sarà necessario, diciamo così, fare la cattura della CO2. Quindi il gas farà ancora da ponte fino al 2050, in attesa che il nucleare poi progressivamente sostituisca interamente il gas. Bene, facendo questo, la stima preliminare, ordine di grandezza
della riduzione di costi di sistema tra uno scenario 100% rinnovabili e lo scenario ottimizzato che vi ho rappresentato sono 400 miliardi di euro di costi di investimento in 15 anni, tra il 2035 e il 2050, in meno. Quindi, come a dire, lo scenario 100% rinnovabili non è fattibile. Abbiamo bisogno di un'altra tecnologia che sia complementare rispetto alle rinnovabili e questo può essere il nucleare. Ma giusto per spiegare questi SMR, che cosa sono e come si differenziano dalle grandi centrali? Beh, innanzitutto hanno una taglia molto più piccola, stiamo parlando di 300 megawatt. Per darvi un ordine di grandezza, una centrale a gas di quelle che oggi sono in funzione è di 800 megawatt, quindi stiamo parlando di circa metà di una centrale a gas di quelle attualmente in funzione e circa un quinto rispetto alle grandi centrali nucleari che stanno sviluppando in giro per il mondo. Ma non è solo la taglia, l'elemento fondamentale è la modularità. Cosa vuol dire? Vuol dire che se pensiamo alle grandi centrali, oggi le grandi centrali sono costruite in sito, tutto il materiale viene portato in sito, le centrali di giorno si fanno le saldature, di notte si fanno le radiografie per verificare che le saldature siano fatte bene e in caso si disfano e si rifanno finché il tutto non è, diciamo così, perfetto. Con la modularità è possibile sviluppare tutta la componentistica nella supply chain e vedremo che l'Italia può fare molto bene questo nella supply chain. Una volta che la componentistica è pronta viene portata e assemblata in fabbrica, assemblata su skid, quindi in container, e testata, quindi viene testata, assemblata, e poi gli skid vengono portati in sito e in sito vengono semplicemente interconnessi e questo riduce tantissimo quelli che sono i tempi di costruzione. Ridurre i tempi di costruzione, oltre ad avere una taglia più piccola, vuol dire avere un impiego di capitale decisamente più basso e quindi rendere, diciamo così, molto più competitivo quello che è il costo della tecnologia nucleare. Sono pensati per una durata di vita di 60 anni, dotati di di sistemi di sicurezza passiva. Cosa vuol dire? Vuol dire che se si stacca l'alimentazione elettrica esterna, come è successo a Fukushima, in realtà questi impianti per diversi giorni possono rimanere incontrollati senza che nulla succeda, quindi senza personale fisico, senza connessioni col mondo esterno, per diversi giorni rimane tutto, diciamo così, in maniera stabile. Ma la taglia piccola consente anche altre cose molto interessanti che soprattutto vanno bene se guardiamo al sistema Paese Italia, che è due volte più densamente popolato della Francia, per esempio. Vuol dire che è possibile, per esempio, fare il repowering delle centrali a gas o a carbone esistenti. Tutte le centrali a gas arriveranno a fine vita utile tra il 2030 e il 2035, quindi avremo un bivio, dovremo decidere se continuare a investire nel gas o iniziare ad investire in una nuova tecnologia. Inoltre non producono soltanto energia elettrica, ma producono anche calore e idrogeno, quindi idrogeno in maniera più efficiente rispetto all'elettrolisi dell'acqua, perché sfruttano il vapore a alta temperatura, quindi il processo è il 25% più efficiente. Vuol dire poter fornire calore industriale, calore per il teleriscaldamento, ma anche in qualche modo l'idrogeno per i processi hard to abate. E ultimo elemento molto importante, sono modulabili, cioè possono variare in potenza e quindi variando in potenza si possono in qualche modo abbinare in maniera molto efficace alla produzione delle rinnovabili. Ma se adesso guardiamo la supply chain italiana, quindi l'industria italiana, in primis tra tutti Ansaldo Nucleare, ma ci sono circa una cinquantina di aziende italiane che nonostante, diciamo così, dal 1986 non si sviluppi più un nucleare in Italia, stanno lavorando e sono delle eccellenze, lavorano per i progetti all'estero, lavorano per in esportazione e sono in gran parte, lavorano come prime contractor, quindi hanno delle capabilities riconosciute significative, stanno lavorando su tutti i progetti industriali europei di sviluppo del nuovo nucleare. Benissimo, quindi questo substrato industriale, tra l'altro c'è uno studio molto interessante che ha fatto il Politecnico di Milano andando a valutare quella che è la capabilities della supply chain italiana e hanno valutato che se questa supply chain lavorasse in maniera coordinata potrebbe produrre 6-8 reattori all'anno per small modular reactor, quindi c'è una potenzialità significativa. Quindi
il nuovo nucleare con una tecnologia piccola, quindi con la modularità di cui abbiamo parlato, è anche un'occasione per rinforzare e, diciamo così, far crescere quella che è l'industria nucleare italiana, con un local content, quindi un contenuto di ricaduta sul sistema paese decisamente superiore a quello che è l'acquisto di pale eoliche, diciamo così, europee o italiane, o l'acquisto di pannelli fotovoltaici in Cina e batterie. Quindi, come dire, è un'occasione di sviluppo industriale, e lo sviluppo sulla fissione permetterà di aver pronta l'industria quando la tecnologia della fusione diventerà economicamente disponibile e installabile anche in Italia. Quindi, in sintesi, quali sono, diciamo così, i benefici che il nuovo nucleare può portare all'Italia, partendo dalla fissione e poi, diciamo, arrivando alla fusione quando sarà disponibile? Decarbonizzare il mix elettrico in maniera complementare rispetto alle rinnovabili, e abbiamo visto programmabilità e modulabilità sono le due caratteristiche fondamentali, ridurre i costi di sistema, quindi minori stoccaggi e minori reti. Abbiamo parlato di quasi 400 miliardi di euro in 15 anni di riduzione di costi sistema. Decarbonizzare la fornitura di calore, perché potendo mettere questi impianti vicino ai distretti industriali io posso fornire calore, ma posso anche produrre idrogeno, per esempio per il distretto della ceramica o per tutti gli acciaieri che, diciamo così, da una parte hanno dei processi che funzionano con i forni elettrici, ma dall'altra parte hanno bisogno di calore per i processi di laminazione. Possono contribuire alla sicurezza energetica e alla competitività. Perché? Perché contribuiscono a ridurre più rapidamente il fabbisogno di gas, e quindi in qualche modo ci accompagnano, diciamo, alla transizione energetica. Quindi le importazioni di gas sono oggi la vera fonte, diciamo così, di variabilità e di volatilità del prezzo dell'energia. Da tenere presente che le centrali nucleari hanno un costo di investimento, di realizzazione, ma poi il costo del combustibile è praticamente irrisorio nel costo complessivo, e quindi vuol dire aver stabilizzato quello che è il prezzo dell'energia prodotta. E infine possono contribuire allo sviluppo industriale del sistema paese, valorizzando la supply chain italiana e le competenze che abbiamo adesso, e contribuendo alla crescita del PIL e all'occupazione. Abbiamo fatto una stima preliminare basandoci soltanto su quei 15 SMR che abbiamo messo dentro lo scenario. Il contributo del PIL sarebbe di 40 miliardi di euro, con 40.000 posti di lavoro che potrebbero essere generati. Cosa fare? Quali sono i prossimi passi? Il primo è ricostruire nel più breve tempo possibile quello che è il quadro normativo e regolatorio per abilitare il nucleare, e qui di fatto quello che è il primo passo è la creazione, diciamo così, di quella che è un'agenzia di sicurezza nazionale. Fondamentale è l'istruzione e la formazione, quindi abbiamo un'università che tra virgolette sforna un gran numero di ingegneri nucleari, un numero crescente, i numeri stanno raddoppiando di anno in anno, sono ricercati e lavorano in tutto il mondo. Non basteranno, ma non possiamo concentrarci solo sull'università, dobbiamo lavorare sugli istituti tecnici superiori, perché serviranno in qualche modo professionalità tecniche, e sugli istituti tecnici, serviranno saldatori, serviranno elettrotecnici, serviranno, diciamo, tutta, diciamo così, una classe che potrà contribuire a quello che è lo sviluppo paese. È fondamentale avviare la collaborazione con tutte le autorità di sicurezza europee, e questo è legato anche all'economicità stessa dello sviluppo del nucleare, cioè i reattori di piccola taglia modulari devono essere standard, perché la produzione in serie di centrali standard abbassa in maniera significativa i costi. Quindi, per fare questo, è fondamentale allineare i requisiti di sicurezza attraverso i vari stati europei. È un processo che è già in atto, ci sono già 4-5 associazioni, agenzie di sicurezza nazionale che si sono consociate per fare questo, e tra l'altro per l'Italia potrebbe essere un grande vantaggio, perché per ricostruire quello che è il quadro normativo, potendo partire da che cosa funziona bene in Europa e adattarlo al sistema italiano, potrebbe essere un grande vantaggio. Dobbiamo rafforzare quello che sono
tutti, diciamo così, i Technical and Scientific Organization. L'ENEA prima di tutto potrà giocare un ruolo fondamentale. È fondamentale anche supportare le partnership a livello europeo, perché, come dire, il nucleare non sarà un nucleare italiano, sarà un nucleare europeo, perché solo a livello di scala europea riusciremo in qualche modo ad avere costi sufficientemente competitivi e anche a valorizzare quello che è la potenzialità di export del nostro paese. Una per tutti è l'SMR Industrial Alliance, che è stata recentemente avviata dalla Commissione europea e che favorirà proprio l'aggregazione e lo sviluppo di un'industria nucleare degli SMR a livello europeo. E in ultimo, fondamentale, rafforzare quella che è la filiera italiana, in ottica programmatica, cioè non siamo di fronte semplicemente a, diciamo, un'opportunità per fare la decarbonation del sistema italiano, ma siamo di fronte anche a una grande opportunità di industrializzazione o di rinforzo, crescita industriale del nostro paese. Grazie. Grazie anche per l'informazione che ci ha dato rispetto alla fissione. Oggi noi siamo qui per parlare esclusivamente di fusione, perché stiamo facendo proprio questo, un'indagine conoscitiva sulle reali condizioni di sviluppo della fusione, e poi l'altro sarà un altro dibattito che si aprirà successivamente, quindi la ringraziamo di questa esposizione, ma oggi noi qui parliamo di fusione. Prego, ci sono colleghi che vogliono fare domande sulla fusione, non sulla fissione, che è un... Allora, credo loro parlano un'altra lingua. Ci ha dato un'informazione, ma noi siamo qui a parlare di fusione, quindi io non posso mettere poi nel stenografico cose che non riguardano, no, l'argomento del giorno. Ci ha dato una bella spiegazione rispetto all'industria del nucleare di fissione, ma noi siamo qui a parlare di fusione. Sono sbagliato l'intervento. Ci ha parlato di fusione e poi ci ha parlato di quello che fanno loro rispetto all'altro sistema nucleare, quello della fissione, che anch'esso ha fatto molti passi in avanti rispetto al passato, ma che non è oggetto oggi di indagine conoscitiva. Prego, senatore Potenti. Sì, la ringrazio, Presidente. Alla luce della sua precisazione, peraltro faccio complimenti al nostro audito, perché ha dato oggettiva dimostrazione anche, insomma, di pragmatismo su un problema che sarà, credo, propedeutico al raggiungimento poi della fusione, sulla quale volevo capire se aveste, diciamo, preventivamente, ecco, valutato quale potrà essere l'impatto anche in termini di esigenze. Lei parlava appunto di formazione e di presenza sul territorio di numerose aziende che già lavorano sul tema del nucleare e che quindi potranno certamente, come già le più grandi stanno appunto operando all'estero su questo campo nell'ambito di gruppi di ricerca, quanto potranno, ecco, eventualmente essere necessarie delle delle specializzazioni o delle diverse, in qualche modo, come posso dire, anche allocazioni di sedi industriali nelle quali sviluppare queste future, diciamo, progettualità di cui abbiamo sentito prima di lei, ecco, parlare appunto ENI, sull'esigenza, diciamo, ecco, di iniziative anche che possano essere supportate da consistenti, diciamo, ecco, contributi economici. Quindi volevo capire quale potrà essere in qualche modo, ecco, il peso all'interno poi del sistema nucleare di questo successivo passaggio che sarà la fusione. Prego, prego. Okay. Da un punto di vista industriale è chiaro che la fusione richiederà degli sviluppi significativi. È una tecnologia che richiede un'estrema precisione, e in questo l'Italia è, diciamo così, all'avanguardia per quanto riguarda, diciamo, tutte le produzioni della meccanica. Ci sono già diverse aziende, mi viene in mente Simic, mi viene in mente Ansaldo Nucleare, ma ce ne sono Walter Tosto, ce ne sono, diciamo, veramente tante che già oggi stanno lavorando all'interno del progetto ITER e contribuiscono in maniera significativa. Credo che una buona percentuale dell'attività svolta per il progetto ITER sia fatta da aziende italiane.
oggi sono delle produzioni che sono fatte ovviamente su misura e non su scala industriale, no? E quindi richiedono la grande precisione e al tempo stesso quello che è la grande capacità italiana di essere flessibile e di produrre quello che serve è un punto di vantaggio importante. Però se in qualche modo ragioniamo non solo sull'aspetto della ricerca, ma ragioniamo su quello che è il contributo che la fusione potrà dare al sistema energetico, perché credo che questo sia il tema, lì bisogna passare da quella che è una produzione in qualche modo di nicchia a una produzione su scala, e quindi bisognerà capire in qualche modo se sarà, diciamo così, varrà anche per la fusione il concetto della modularità e quindi se si adatterà bene a quello che è il sistema italiano che si basa su distretti industriali, o se in qualche modo sarà più un tema da sviluppo di grande industria, quindi investimenti concentrati creando dei campioni nazionali industriali. Credo che in qualche modo sia un po' presto per dirlo, anche perché al mondo oggi sono due le strade che vengono percorse. La prima strada è quella dei reattori a fusione di grande taglia, e qui gli investimenti sono veramente ingenti e quindi diciamo poi complicato anche la realizzazione di un campione nazionale. Se invece la ricerca va avanti e l'iniziativa privata porterà reattori di taglia più piccola, allora questo potrà, diciamo così, adattarsi meglio a quello che è il substrato industriale italiano. Non voglio parlare di fissione, ma come dire, se noi aspettiamo a sviluppare l'industria quando sarà pronta la fusione, sarà troppo tardi. Oggi è la finestra per iniziare a sviluppare quella che è la nostra supply chain, e allenarci sulla fissione ci permetterà di essere pronti poi per la fusione. Grazie, ringrazio. Prego, senatore Trevisi. Ecco. Sì, no, io vedevo che sui piccoli reattori a fusione Eni era molto più ottimista, parlava addirittura una decina d'anni, addirittura pure a me un po' mi ha sorpreso come proiezione. Però è normale che noi dobbiamo anche noi, in base a quest'ultima slide, per ricostruire un quadro normativo, far capire alle persone che ci può essere un nucleare pulito, un nucleare sicuro, perché poi spesso il nucleare dei prossimi decenni viene confuso col vecchio nucleare, che comunque era abbastanza rischioso. Questo è un lavoro che dovremmo fare un po' tutti, no? In modo da... anche noi che eravamo contrari al vecchio nucleare come Movimento 5 Stelle, comunque siamo molto interessati a un nucleare pulito, siamo sicuramente a favore della fusione nucleare, ma anche se ci fosse una fissione competitiva, modulare e che fosse pulita, per carità, ben venga. Non è che diciamo, l'innovazione tecnologica sappiamo che può fare delle cose oggi che oggi non immagini, quindi sicuramente siamo aperti e credo che il nucleare sia l'unica soluzione, poi, se vogliamo realmente abbandonare le fonti fossili, perché logicamente le rinnovabili avranno un ruolo sempre più importante, però solo accostato alla fusione nucleare si riuscirà ad avere un 100%, diciamo, tra carichi base load, se poi riusciamo ad avere anche un nucleare che riesce ad essere modulare, flessibile, a seguire i carichi, ben venga, perché mi diceva anche che c'è questa possibilità di seguire i carichi la domanda di energia. E poi anche un ruolo importantissimo sarà giocato dall'innovazione tecnologica nel settore degli accumuli. Quindi ben venga, però quello che noi non abbiamo un dettaglio sui costi, quali potrebbero essere i costi futuri, perché al momento sembrano abbastanza proibitivi, almeno il costo al kilowattora di queste nuove tecnologie, probabilmente, magari saranno pure pronte fra 10 anni, però probabilmente potrebbero essere troppo costose all'inizio, e questa è una mia domanda. E un'altra cosa è capire anche che strategia anche seguire per rendere questi impianti un po' più accettabili e magari che non vengano confusi col vecchio nucleare.
Prego, se facciamo velocemente perché abbiamo la nostra commissione. Ok, rispondo solo parlando di fusione. Sostanzialmente oggi credo sia molto difficile dire quali siano i costi, perché come dicevo stiamo ancora, il sistema, il mondo sta ancora lavorando su quella che è la tecnologia, la ricerca dei materiali e la sfida di mostrare che ci sia una stabilità e in qualche modo che la produzione di energia sia almeno 20 volte superiore al consumo di energia per il confinamento. Questo è il criterio che permette di dire che è economicamente sostenibile e quindi produce energia elettrica ad un costo che sia un costo, diciamo, accettabile. È giusto continuare a lavorare, è giusto darsi dei piani sfidanti, perché se non ci si dà dei piani sfidanti difficilmente poi si sviluppano le tecnologie, ma le incertezze sono tante e quindi è anche giusto in qualche modo non aspettare, ma in qualche modo lavorare in un portafoglio di tecnologie. Per quanto riguarda l'accettabilità, credo che sia, al di là di tutto, visto che la tecnologia sta facendo dei passi avanti enormi sulla fissione e sulla fusione, ma l'accettabilità rimarrà lo scoglio fondamentale, perché il giorno in cui si dirà benissimo, presentiamo un'autorizzazione per la realizzazione di una centrale qui, questo sarà il momento più complicato. Quindi è fondamentale, come dire, lavorare in maniera, diciamo, technology neutral fin da ora per spiegare quali sono, diciamo così, i vantaggi di questa tecnologia, quanto sia diversa dal nucleare precedente, che peraltro, se uno guarda storicamente, è la fonte energetica più sicura in assoluto, molto più sicura dell'idroelettrico e di tante altre fonti, ci sono statistiche che non cito, ma in qualche modo oggi la sicurezza è ancora, diciamo così, maggiore. E quindi spiegare quanto è diverso questo nucleare, quanto può contribuire e portare l'esperienza di quelle che sono le realtà di altri paesi. In Francia, come dire, fanno a gara per avere la centrale nucleare nel proprio comune. Perché? Perché sono posti di lavoro, sono posti di lavoro diretti ma anche indiretti, perché mantengo quella che è la prossimità con tutta l'industria e quindi posti di lavoro per l'industria, ricadute sul territorio, sgravi fiscali, teleriscaldamento, eccetera, eccetera. Dobbiamo fare un piano di comunicazione dettagliato che spiega alla popolazione la realtà di quella che è l'evoluzione tecnologica, senza, come dire, prendere, diciamo così, la vena del dibattito, che molto spesso è, diciamo così, poco costruttivo. Grazie, ringraziamo per l'audizione e per ciò che ci hanno fornito, che sono cose per noi importanti anche sulla parentesi della visione, ma tratteremo la visione in altro tempo, cioè adesso stiamo precisamente capendo bene, e l'ha capito anche dalle domande che ha fatto il collega, di capire bene com'è la situazione della fusione, perché è chiaro che non possiamo aspettare tempi non certi, ma dobbiamo cercare di dare risposte più concrete nel più tempo breve possibile e poter arrivare al della protezione. Grazie. Perfetto, grazie mille. Grazie. Buona giornata. In più contesti, penso soprattutto.